professionalità del dipendente. I dipendenti pubblici, ad esclusione di alcune categorie, sono inquadrati in almeno tre aree funzionali. In ogni area viene poi collocato inserito il profilo professionale, il quale è unico e si basa per esempio sul titolo di studio per l'accesso all'esterno, sull'autonomia e la responsabilità per quanto riguarda lo svolgimento delle mansioni. Le progressioni sono il mutamento della prestazione lavorativa che può essere economica o di carriera. Le progressioni all'interno della medesima area avvengono attraverso il principio selettivo, mentre le progressioni tra aree invece differenti avvengono tramite concorso pubblico. A questo punto mi devo fermare un attimo perché ho problemi con la mano della videocamera.